Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita. L'uomo non è migliore di un terremoto. L'uomo non è migliore di un terremoto. L'uomo non è migliore di un terremoto. L'uomo è un terremoto. Cari eroi, care eroine, cari allievi e care allieve all'ascolto, il vostro professore è qui per insegnarvi a diventare uomini, per insegnarvi a diventare donne e per far questo bisogna incominciare a pensare. Pensare! Questa parola che non vi piace deve entrare nella vostra testa, pensare, altrimenti rimanete bestie, altrimenti siete soltanto e unicamente animali, altro che esseri umani. Pensare cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, in queste ore di nuove scosse, anziché limitarsi a gridare: ma quanto è brutto il terremoto, ma quanto è orribile il terremoto, ma quanto è osceno il terremoto, basta terremoto, hai già ammazzato troppa gente, hai già distrutto città, fatto cadere campanili, basta, non se ne può più. Fai schifo terremoto, ecco. Anziché limitarsi a gridare questo, e potete gridarlo, è lecito, ma oltre a questo, perché non gridate anche: ma quanto è brutto l'uomo, ma quanto fa schifo l'uomo, ma quanto è devastante l'uomo, ma quanto è pericoloso l'uomo? Perché non lo fate? Perché non pensate? Vi faccio pensare io. Allora, perché l'uomo dice che il terremoto è brutto e pericoloso? Perché il terremoto, quando si manifesta, butta giù case, fa crollare tetti in testa alle persone, ci sono feriti, morti, intere città sono cancellate, crollano campanili. Bene, ma l'uomo non distrugge niente? L'uomo non devasta niente? L'habitat di nessuno? Pensiamo per esempio alle formiche. Le formiche, lavorando, faticando, impiegando tempo, costruiscono delle tane. Arriva l'uomo, le calpesta e le distrugge in un solo secondo. Le formiche, se potessero parlare, se potessero riflettere, cosa direbbero? Come vederebbero l'uomo? Penserebbero: è un mostro. Non sanno neanche cos'è. Vedono questo essere gigantesco, questo essere enorme, che arriva lì e distrugge tutto. Per loro è un terremoto. Per loro è un mostro. Ma anche per strada. Camminano spensierate. Vanno in giro a cercare cibo, arriva l'uomo, passeggiando, le ammazza. Se facessero un telegiornale direbbero: il mostro uomo ha causato altre vittime, 5 miliardi di formiche morte quest'oggi. Cioè l'uomo, che è una manifestazione naturale, nel suo vivere ammazza esseri viventi. Società di formiche intere, o parti di società, ammazza. Il terremoto, un'altra manifestazione naturale, mentre si manifesta, rischia di ammazzare qualcuno. Nel mentre si manifesta, distrugge città. Ma è un evento naturale come l'uomo. Quindi l'uomo non è peggio né meglio di un terremoto. L'uomo è un terremoto. Sono tutte manifestazioni della natura. Il terremoto, l'uomo, la formica. Certo, ci sono alcune manifestazioni che sono viventi. L'uomo è un essere vivente, come la formica è un essere vivente, con differenti caratteristiche ovviamente. Il terremoto non è un essere vivente, ma è comunque una manifestazione della natura. Mi spiegate perché terremoto brutto, uomo bello? Perché? Perché? Semplicemente perché, siccome sono le formiche a morire per via dell'uomo, sono le api a morire per via dell'uomo, sono i batteri a morire per via dell'uomo mentre si lava le mani. La formica non sono io, il batterio non sono io, l'ape non sono io, chi se ne frega. Sono gli altri a morire, allora va bene. Ma quando siamo noi a rimetterci, il terremoto è cattivo. Ma allora occorre incominciare a ragionare, a diventare un po' più consapevoli. Perché questa casa, che noi chiamiamo terra, non è stata creata per noi. Non è che un bel giorno la natura o Dio ha creato una casa e poi ha detto: chi ci invitiamo in questa casa? Per chi è? Per casa? Ah, questa casa è per l'uomo. La stiamo costruendo, ci vediamo un po' di fiorellini, un sole, le stelle. Creiamo questo habitat per l'uomo.
L'uomo pensa questo, ma non è così. L'uomo pensando questo, c'è la mia terra, la mia casa. Poi vede però che ci sono anche cose brutte, il terremoto. Perché la natura, Dio ci ha messo al mondo? Ci ha creato questa casa con i fiorellini, le mele, le pere, le cose belle. Poi ogni tanto arrivano le cose brutte, il terremoto, l'eruzione vulcanica, il cancro, un bambino nasce già malato. Un fulmine ammazza una persona mentre prende il sole in spiaggia. Perché? Semplicemente perché questa terra non è stata creata per invitare l'uomo. Questa terra è stata creata per invitare nessuno. O per invitare tutti, se preferite. Questa terra non è stata creata. Questa terra è sorta. Nessuno l'ha creata perché voleva costruire l'habitat per qualcuno. È sorta. Così come sono sorte le creature al suo interno. E queste creature al suo interno vivono, se sono esseri viventi, se sono agenti naturali, se sono eventi naturali, si manifestano. Deve piovere, piove, c'è il vento, c'è il terremoto, c'è il vulcano, perché la terra prevede l'eruzione vulcanica, la terra prevede il terremoto, la terra prevede la pioggia, il vento, sono tutte manifestazioni. Ok? Che si sono create nel corso del tempo. Sono le condizioni di questo pianeta, sono le caratteristiche di questo pianeta. Non è che si può dire perché esiste il terremoto, sarebbe come dire perché esiste l'uomo. Le formiche, se potessero scegliere, cosa vuoi eliminare? Eliminerebbero l'uomo. O no? Perché gli crea problemi. Quindi questo discorso, non so se ci siete arrivati, non è per dire stiamo attenti quando camminiamo a non ammazzare le formiche, non è un discorso animalista, non mangiamo la carne. L'uomo è normale che nel suo vivere uccida, anche senza saperlo, altri esseri viventi. Ripeto, basta lavarsi le mani per non infettarsi e ammazza gli esseri viventi, i batteri. Quando fai il vaccino... Tu neonato, tu anziano, quando fai il vaccino uccidi dei virus, anzi non è proprio corretto perché col vaccino si diventa immuni ai virus. Comunque, diciamo, quando prendi l'antibiotico ammazzi dei batteri, parliamo dei batteri, esseri viventi. Non sto mica dicendo di non prendere più l'antibiotico. È normale che nel vivere si ammazzino delle creature. Però quando l'uomo ammazza batteri, ma non l'uomo calpesta formiche, non è poi tanto diverso da quando il terremoto devasta le città. E questo non significa ovviamente non operarsi per evitare che i terremoti distruggano città, costruire città migliori. Certo, questo va benissimo. Questo è tutto un mio ragionamento per imparare a pensare in una maniera diversa, a rendersi conto di quella che è la vita, di quella che è la realtà. Rendersi conto, anche grazie a questi eventi, che l'universo non è in funzione nostra. Anziché gridare perché succede questo, cioè, perché c'è gente veramente che non se ne capacita, perché, perché, il perché si chiede, ma cosa vuol dire perché? La domanda è sbagliata. Voi vi chiedete perché, perché c'è il terremoto, perché la natura, perché Dio permette questo? Vi chiedete questo, non perché credete a Dio, quindi credete alle favole. Ma perché non avete capito che questa terra non è stata creata per qualcuno? Siamo sorti su questa terra. Bisogna smettere di pensare che la mela è bella, la pera è bella perché è buona, profumata, mentre il fungo velenoso è cattivo perché ci uccide, il terremoto è cattivo perché ci uccide. Sì, ovviamente noi possiamo fare un elenco di cose dannose per noi e altre non dannose per noi. Però questo non ci deve far dimenticare quella che è la realtà. Siccome siamo abituati a tante cose belle, il sole che si riscalda d'estate, ci fa abbronzare, le stelle da guardare, la melina, pensiamo che sia tutto per noi, siamo qui in questa oasi, in questo paradiso, e ogni tanto arrivano le cose brutte. E allora ci siamo straniti, ma purtroppo è la natura della vita, è la vita stessa. Ripeto, ho iniziato con quell'esempio perché è significativo. Pensate che il terremoto che noi odiamo non è poi così diverso da noi che calpestiamo
vivendo, manifestandoci, noi che distruggiamo la tana delle formiche. Le formiche, se potessero parlare, che cosa vedrebbero in noi? Un qualcosa di diverso rispetto a quello che noi vediamo in un terremoto? No. Anzi, le formiche forse, se potessero parlare, magari avrebbero motivo più per odiarsi, perché potrebbero dire: eh beh, è vero che loro hanno il terremoto, ma il terremoto non può pensare, non può dire no, non lo faccio. L'uomo, volendo, potrebbe, che ne so, evitare di calpestarsi apposta a volte, perché alcuni uomini, ok, camminano, non ci vedono neanche, quindi sono un po' come il terremoto in senso stretto, altri uomini arrivano lì, ci incendiano apposta, si calpestano per gioco. Facendo ovviamente delle riflessioni paradosso, però per farvi capire, bisogna smettere di pensare che è brutto tutto ciò che danneggia noi, mentre tutto ciò che danneggia gli altri chi se ne frega, soprattutto quando siamo noi a danneggiare gli altri. Ripeto, non è un discorso per smettere di danneggiare gli altri, è un discorso di comprensione della realtà, che noi non siamo tanto, è semplicemente per comprendere che noi non siamo tanto diversi da un terremoto. È un discorso per comprendere la natura della vita, la natura del mondo. Non nasce un bambino già malforme. Ma perché è nato malforme? Perché non sta scritto da nessuna parte che si debba nascere sani. Ah, perché esistono le malattie? Perché esiste la morte? Perché? Perché la vita è così. Cioè, se ci fosse realmente un disegno della natura, di Dio, allora avrebbe un senso lamentarsi delle cose brutte. Ma come? Dio mi hai voluto, c'è un disegno, mi hai creato, questo è il mio habitat, perché fai accadere cose brutte in natura? E allora ci si potrebbe anche lamentare in quel senso lì. Ma siccome non c'è nessun disegno, cerchiamo di evitare il più possibile i danni di un terremoto quando arriva, costruiamo meglio, ok, però consideriamo il terremoto una cosa naturale, proprio come è naturale l'uomo. Consideriamo il terremoto un evento proprio come un evento l'uomo. Terremoto devasta, l'uomo devasta. Punto. Bene, spero che il mio video vi abbia fatto riflettere. Pollice in su se vi è piaciuto, condividete il video se volete. Eroi ed eroine, dite se siete arrivati fin qui. Ci vediamo domani con una nuova lezione di vita. Ciao!